Ciao e benvenuti a tutti. Oggi intervisto Federico Carro, che è qui con noi a Villa Bonelli nel cuore di Roma per parlarci del suo progetto editoriale. Ciao Federico, benvenuto e di cosa ci parli oggi? Dunque, quello che vi parlo oggi è il progetto editoriale che si chiama Il Re della Luce. Primo libro di una saga fantasy per la quale ho intitolato Il Re della Luce, l'Ordine degli Dei Oscuri. Un fantasy molto particolare e bizzarro ambientato in un mondo parallelo al nostro, per la quale questo primo libro parla di un'avventura molto lunga e particolare tra Fedric, un semplice crociato, che cerca di raggiungere a Torino la sua Eleanor. Da lì un semplice avventura si catapulterà in un mondo talmente avverso, tra un mondo, un universo, un posto diverso, totalmente abietto, totalmente particolare, dominato dall'oscurità e dall'odio, personificato dagli dei oscuri che padroneggiano il mondo intero. E come è visto l'amore all'interno del tuo romanzo? Un amore sicuramente pieno di ostacoli, pieno di più che odio. L'amore cerca di essere la speranza dell'umanità, la luce che viene soffocata dall'odio, dal terrore, e cerca di affiorare grazie all'aiuto di Fedric ed Eleanor. E qual è il messaggio che vuoi lanciare a tutte le persone che si ritroveranno il tuo libro tra le mani? Dunque, il messaggio è sicuramente quello di amore, quello di speranza, per un avvenire totalmente diverso rispetto al destino, al fatto che gli stessi dei oscuri hanno cercato di intromettersi nel destino dell'umanità. E quindi... E dove possono trovare invece le persone il tuo libro? Lo si può trovare su Amazon, Facebook oppure sul mio sito internet www.federicocarro.com. Io ringrazio Federico Carro per essere stato qui con noi a Roma e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie Federico. Grazie mille a tutti voi, grazie.